Impossibile non averli notati in giro, i grandi e coloratissimi teschi, piazzati in tutti gli angoli di Viareggio in vista del carnevale, hanno già scatenato il dibattito. C'è chi ha subito amato la novità così creativa e fantasiosa e chi invece li ha giudicati tetri e distanti dallo spirito carnevalesco. Sono i teschi della mostra The Skull Parade, promossa dalla Fondazione Carnevale e da Lucca Center of Contemporary Art, un progetto che nasce da uno scambio fra la cittadella e Città del Messico, dove per ogni santi si celebra la famosa Dia de los Muertos, una grande e vivacissima parata che lega il culto dei morti a quello della vita nella sua forma più libera ed energica. 20 artisti internazionali, fra cui i costruttori della cittadella, messi di fronte al grande teschio bianco, hanno dato la propria interpretazione creativa dell'archetipo celebrato dei messicani. Come ha spiegato la presidente della fondazione, Marialina Marcucci, lo scambio fra Viareggio e il Messico è partito con la visita alla festa dei morti del maestro Enrico Vannucci, seguito dall'arrivo in questi giorni in cittadella dell'artista Carlos Alvarez Estrada, pronto a conoscere le tecniche di costruzione dei viareggini. Loro appunto non vedono lo scheletro, perché loro rappresentano tutto lo scheletro, non solo il cranio, come qualcosa di appunto morte, di triste, ma in realtà è ciò che c'è dopo la morte. Ovviamente, non conoscendo cosa c'è dopo la morte e che cos'è la morte, loro che cosa fanno? Lo rappresentano con lo scheletro, insomma, con il cranio. Per loro il Dia de los Muertos, quindi il giorno dei morti, è un momento in cui lo spirito lascia il corpo, quindi passa a miglior vita, e questo per loro è un motivo di gioia, di festa e di allegria, quindi come il carnevale è per noi, insomma, in Italia, a Viareggio soprattutto. Ecco. Certi archetipi come lo è la calavera. Sono un percorso di 6,5 km. Lungo le strade ci sono state circa 2 milioni di persone che hanno assistito a tutta la manifestazione. C'è veramente, è tutto transennato, a differenza da noi che il pubblico viaggia in mezzo alle costruzioni, ma c'è una passione, un trasporto, una gioia, un'allegria. La festa dei morti perché è importante per loro? Perché è un modo per esorcizzare la morte. Noi abbiamo timore della morte, loro la esorcizzano e ci scherzano e ci ridono sopra.